Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. È arrivata ufficialmente la circolare IMSS con cui viene comunicato che l'Istituto di Previdenza Sociale ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali previste per l'anno 21, ovvero parliamo degli aumenti a 7,3%. In questo video vediamo a chi spetteranno a gennaio e chi invece dovrà attendere febbraio-marzo. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come dicevamo, è arrivata la circolare IMSS con cui ci viene comunicato che l'Istituto di Previdenza Sociale ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali previste per il 2023, ovvero parliamo degli aumenti a 7,3%. La conferma è arrivata direttamente con la circolare numero 135 del 22 dicembre, dove è stato confermato il completamento della rivalutazione delle pensioni che rientrano nel limite di 4 volte il minimo, ovvero parliamo di quelle con l'adeguamento al 100%. Per le fasce successive bisognerà purtroppo attendere la legge di bilancio 2023 per evitare numerosi ricalcoli o conguagli. Quindi, riassumendo, a gennaio riceveranno gli aumenti le pensioni che rientrano nel limite di 4 volte il minimo, mentre tutte le altre vedranno gli aumenti slittare subito dopo la conclusione della legge di bilancio. Quindi tali pensionati potrebbero vedere gli aumenti del 7,3% nella pensione tra febbraio o al massimo marzo. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.